Coach, questa volta il finale è stato felice per Avellino con Gaines, che è stato glaciale, non ha sbagliato come era successo a Bologna. Soprattutto Avellino porta a casa una vittoria importante, seppur con tanta sofferenza. No, vittoria molto importante, molto meritata. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, sia dal punto di vista difensivo che offensivo, contro un'ottima squadra, perché insomma, non dimentichiamoci che loro sono primi nel girone di Eurocup, tanto per dire, quindi avevano davanti un avversario molto ostico, molto fisico, e questo poi alla lunga sicuramente ha un po' pesato, perché abbiamo cominciato a fare un po' più di fatica a sostenere proprio fisicamente la partita. Però insomma, nell'ultimo minuto, gli ultimi possessi, siamo stati anche bravi, anche quando eravamo bravi, quando eravamo sotto i due punti, a riprendere la partita, ad andare in vantaggio, a gestire l'ultimo minuto, direi tutto sommato bene. La fatica è la prima vittoria di queste sei partite che ci porteranno poi alle Final Eight. Insomma, primo risultato positivo. Sì, ma al di là delle tabelle di marcia, oggi eravamo in qualche maniera obbligati, perché giocavamo in casa dopo una sconfitta fuori, quindi come con Trento due settimane fa, se vogliamo coltivare qualche obiettivo importante non possiamo più lasciare punti nelle partite casalinghe, e questo oggi siamo stati bravi da questo punto di vista, proprio anche mentalmente, ad utilizzare la pressione giusta che c'era, trasferirla in campo, la pressione che veniva dalla sconfitta precedente, e da quello che dicevo rispetto a un confronto diretto, quale è stato questo con Roma. L'abbiamo trasferita in campo bene e bisogna continuare su questa strada qui. Adesso una partita alla volta, con gran calma, andare a Pistoia e cercare di fare il risultato lì. Valutazione superiore a Roma, lo dicono i numeri, però alla fine è bastato un minuto per decidere questo match, anche perché Roma da meno 16 è risalita anche grazie al tiro dalla distanza che poteva fare la differenza. Sì, beh, dal punto di vista statistico la valutazione nostra è molto a numeri importanti. Chiaro che quello che è pesato nel secondo tempo sono state le palle perse. Eravamo stati molto bravi nel primo tempo a perdere solo 5 e ne abbiamo perse 13 nella seconda frazione, quindi questo è stato il peso. E poi loro onestamente hanno tirato da tre punti con percentuali di rilievo, anche canestri con l'uomo abbastanza addosso, insomma hanno tirato molto bene, e quindi dal punto di vista numerico insomma, questi due dati qui non fanno capire che la differenza di punti è stata solo di 4, ma insomma oggi è importante vincere e basta. Le è piaciuto l'arbitraggio? Come lo giudica? Anzitutto penso che non fosse una partita semplice, perché molta fisicità, molti contatti, hanno fischiato di più nella prima parte, poi un po' meno nella seconda, però insomma, ripeto, una partita non facile, una terna di arbitri abbastanza giovane, ma insomma stati, secondo me non hanno inciso assolutamente sul risultato, hanno fatto qualche errore come è normale che sia, insomma, però va bene così.